Welcome back to Karate for Beginners, this is Simona. Today we will continue the study of Ikite. This time we will study a little bit more Ikite in association with the position, with Zengu Sodachi or with another position. So, as usual, find a place in your house, in your garden, in a park, wherever you want, as long as you practice. These videos are made to practice. And let's start! Ok, quindi continuiamo lo studio di Ikite. Questa volta da Zengu Tsudashi, associamo per bene anche il movimento dell'anca. Cominciamo subito da sinistro Gedanbarai. Anche quando facciamo Gedanbarai, Ikite tira indietro. Quindi grande attenzione al braccio che sta dietro questa volta, il braccio che carica la prossima tecnica. Quindi adesso facciamo Yakotsuki. Yakotsuki, ruotiamo l'anca completamente frontale, vedi adesso la mia anca è frontale. E faccio pugno adesso, soltanto pugno. Ok, facciamo 10 pugni in Zengu Tsudachi, semplicemente. Così. We will now just do 10 tsuki in Zengu Tsudachi. Like this. It's a good training also for the legs. But we want to pay attention really to the arm that goes back. Ok, the arm that goes back. I don't do it like this, or I don't do like this. When I punch, I just give attention to the arm that goes back, like this. The elbow really touch until the last millimeter, my upper body. So the elbow really touch my, stay in contact with my upper body until the end. Like this, ok, other leg, other 10. And with Oitsuki, the hips are frontal, let's say frontal, like my forehead. Ok. Now we will do a couple of tsuki fast and with kime, with energy, and the same kind of attention. I want you to give attention with the arm that goes back, okay? Like, do this kind of movement. Ich! Ni! Ta! Chi! Go! Rock! Sich! Ach! Ku! Chu! Naturalmente c'è anche una piccola vibrazione dell'anca quando facciamo questo tipo di pugni. Of course there is also the vibration of the hips that goes into the movement to make the tsuki, okay? But now I don't want you to give attention to focus on many things. Please just focus on the arm that goes back. Quindi diamo soltanto attenzione al braccio che va dietro, che fai chi deve per il momento, ma già soltanto perché tu lo sappia, ci va anche la vibrazione dell'anca per questo tipo di tecniche. Ich, ni, sa, chi, go, rock, sich, ach, ku, ju, yai. Ok, adesso continuiamo con le parate, ok? Questo necessita di un pochino più di attenzione. Gedanbarai. Faccio subito Yakotsuki. Adesso faccio Agyoke. Agyoke. In questo caso l'anca è laterale e Ikite tira dietro. Ikite tira dietro. Agyoke. Yakotsuki. Naturalmente quando vado a fare questo tipo di tecnica, il ginocchio resta sempre frontale, non è che io giro e mi perdo il ginocchio davanti, ok? Quindi il ginocchio della gamba avanti resta sempre così. Io ruoto fino a quando posso, lo faccio vedere di lato, anche tiro, ma il ginocchio rimane sempre in questa posizione. Tiro, ma non mi perdo il ginocchio, capito? Non mi viene il ginocchio verso l'interno. Semmai ecco, sì, magari possiamo fare anche un paio di
di tecniche di lato. So, very important in this technique, that when I do ikite with a defense, I turn my hip, I pull with the ikite in the back, but I don't lose my front leg, so I don't lose the knee. The knee doesn't go inside, okay? So I stay with a strong front leg here. Hitch! No, wait, let's do slowly. Hitch! Knee! Very important to control the knee or the front leg and pull with your ikite back. So, shi. Oh. Rock. Sitch. At this speed, not faster. I want you to be really precise. Ku. Non fate più veloce questa velocità. Giù. Questa velocità esattamente. Ok. Ne facciamo altri 10 con la gamba destra, questa volta per farci vedere da frontale. Quindi Yakutsugi, ancora una volta, Ich. Ni. Qui dobbiamo far vedere bene la differenza fra anca laterale e anca frontale quando porto il pugno, ok? Però adesso bene attenzione ad ikite, ok? Se riuscite a fare anche il movimento dell'anca è un plus, è un più, vi do un più. Però adesso voglio che fate soltanto attenzione di ikite, una cosa, lavorare su una cosa alla volta. San. Ikite bene dietro, qui. Shi. Oh. Rock. Sitch. Ikite. Ikite. Ach. Ikite. Ikite. Okay. So, ikite is really like this knob, okay? It's really like this knob. Ikite is like when you do like this. That you really tight your belt very good, okay? It's when you tie it very good. It gives to your body this feeling that you are really, that's the moment in which you contract, the only moment in which you contract during the technique. It's very subtle, it's beautiful, and it requires a little bit of study, okay? So I'll start now. Yes, we can do this fast with kime, and so try it with fast with kime. Really pay attention to the front leg, okay? Really pay attention to the front leg, that you don't lose this knee, okay? Pitch. Ah no, wait. Let's start with yakutsugi, and then we will start with agyuki yakutsugi. Pitch. Side. Right leg with Amarai. Yakutsugi. So pull here with ikite, but stay in front, always in front with the front knee. Very important. Touch!
So, how was your training? Let me know it with a comment below. Give me a thumb up if you like this video. Subscribe to this channel. Oh, come on, Simona, how many things do you want from me? Yes, do everything. And I will see you in this dojo in the next video. Bye.